Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nelle sedute finali dell'anno il Consiglio regionale ha approvato le disposizioni urgenti in materia finanziaria, il bilancio del Consiglio regionale e la legge per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Varata anche la riforma della società di committenza regionale SCR e adottati la soppressione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento delle carcasse e la proroga al 31 dicembre 2015 delle disposizioni previste all'interno del piano casa. Un Consiglio che costa meno ma vince la sfida dell'efficienza. Questo in estrema sintesi il ritratto dell'Assemblea regionale all'inizio della decima legislatura, presentato nella conferenza stampa di fine anno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. Nei primi 6 mesi di attività, il Consiglio regionale ha approvato 16 leggi, tra cui riforma dell'Agenzia per la Casa, diritto allo studio universitario e libera scelta educativa, e 32 delibere. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. Un Consiglio efficiente, un Consiglio che costi meno alla comunità piemontese è l'obiettivo verso il quale l'Ufficio di Presidenza sta lavorando. Negli ultimi 5 anni circa 20 milioni sono stati risparmiati. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ci sembra abbia svolto un buon lavoro in questi primi 4 mesi. Si è fatto carico della questione dei rimborsi ai gruppi, nessun consigliere regionale ha più risorse a disposizione, il bilancio di previsione 5 milioni di euro in meno ancora rispetto al 2014. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro che va nell'interesse dei cittadini piemontesi. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. Seguo 3 consulte, quella femminile, quella delle elette e quella europea. Nell'anno nuovo ci sarà un grande impegno per quanto riguarda la consulta europea per cercare di dare il massimo delle informazioni agli amministratori locali per poter avere dei finanziamenti che sicuramente saranno un grande beneficio. Il mondo dell'animazione è il protagonista della mostra Toy Shared fino al 28 gennaio alla sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico. L'esposizione, organizzata dagli studenti dell'Accademia Albertina di Torino, racconta il lavoro alla base dell'ideazione di un'animazione e la varietà di risultati creativi che derivano dalla riflessione su un medesimo tema. Il nuovo numero di Notizie Magazine della Regione Piemonte si apre con l'editoriale della scrittrice Paola Mastrocola che riflette sul valore del tempo. Gli articoli sull'attività istituzionale sono dedicati alle nuove province e allo smantellamento dei siti nucleari in Piemonte. Poi spazio alla storia dei piccoli cinema e una panoramica sulle residenze sabaude. Il Consiglio regionale del Piemonte ha celebrato a Palazzo Lascari i 150 anni della Croce Rossa Italiana con una serie di iniziative. Le celebrazioni sono state raccolte in un video della serie Piemonte in Memoria, ora online su crpiemonte.tv nella sezione Memoria. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. Buon 2015, a risentirci la prossima puntata. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.